Proviamo intanto, cioè domani c'è questo turno di ballottaggio per le primarie. Sì. Lei ha incontrato giovedì scorso Garante. Garante, sì, sì. Ci sono timori? No, timori no. Noi abbiamo avvertito i prefetti perché tutto possa svolgersi nella maniera più serena. Non abbiamo motivo di pensare che questo non avvenga, ma qualunque manifestazione di tipo elettorale richiede una sensibilizzazione sul territorio, ma non abbiamo timore particolare. Sì. E invece sul versante elezioni, la Polverini ha appena firmato. La Polverini è stabilita, ha fatto il decreto, l'ha indetta per il 10 e l'11 febbraio. E quindi ma verranno accorpate anche Lombardia e Molise? Questo è un passaggio sul quale parleremo probabilmente al prossimo Consiglio dei Ministri, perché quella è una scelta del governo, cioè del Ministero dell'Interno. Ieri abbiamo avuto tutto il giorno IVA, avevamo molto da fare. Decideremo la prossima settimana. Sì, poi il Consiglio dei Ministri sarà anche quello in cui verrà esaminato il decreto sull'incandidabilità. Esatto. Dovrebbe essere mercoledì prossimo. Sì, mercoledì. Ma ieri siamo stati in consiglio. Troppo i tempi poi. No, siamo in tempo, siamo ancora in tempo. Ieri siamo stati in consiglio fino alla sera, quindi di fare la verità richiede un momento di riflessione congiunta e non c'erano proprio le condizioni. Ma tanto mercoledì e dopodomani. Ma ci sono problemi sul testo? È stato detto che si voleva in qualche modo ammorbidire alcuni punti. Non abbiamo proprio nemmeno a parlarne, non abbiamo manco portato. Cioè, abbiamo visto che l'ora era tarda e non volevamo proprio, molti stavano andando via, insomma. Quindi mercoledì non ci saranno problemi, mercoledì, insomma. No, è proprio col testo licenziato da voi, insomma. Sì, giorno ne parliamo, cioè il Consiglio dei Ministri poi valerà il testo, quindi dovrà esserci l'esame collegiale, no? Però sarà lo stesso, lei presenterà lo stesso testo che è andato presentato. Però non è stato ancora esaminato dal collegio, quindi il testo è quello, ma comunque bisognerà parlare in consiglio. Bene, d'accordo, grazie. La giustizia sulle strade, la legalità ancora non ci sono. Sì. Prego. In questo salone che è importante la legalità sulle strade, purtroppo in Italia non c'è legalità. Ci può essere un suo impegno perché gli strumenti ci sono. Abbiamo bisogno di un impegno sulla volontà, veramente, da parte di chi può portare qualche risultato. Possiamo chiedere l'impegno massimo, quello ci sarà tutto, poi ci impegneremo fino a fuori, sicuramente. Grazie. Infatti noi speriamo nella giustizia delle donne, per noi e per i nostri figli. È chiaro che il quadro è un quadro complesso, che non è una cosa che appartiene alla mia responsabilità, comunque sicuramente ne parlerò con il collega Fini. Noi di questo la ringraziamo. Com'è andata con il consigliere per la scusa? Sì. Ponte Galeria, com'è andata? Bene, sì. Molto bene. Ha preso un impegno, Ha preso un impegno? Che ne parlerà con il ministro Clini e cercheranno di capire come possono risolvere il problema o quale alternativa trovare. Perfetto, la ringrazio. Ce l'auguriamo. Che passi. Siamo qua, proprio, siamo stanchi. Ma è possibile che lo fa 500 metri? 500 metri a discarica, già ce l'avremo una, già ce l'avremo a cosa lì, aeroporto. Basta. Siamo stanchi. Noi non dovessimo provare nemmeno primo. No, dovessimo provare. Perché l'abbiamo fatto con i sudori nostri, perché devo pagare l'IMU e non pigliano i soldi che hanno rubato e tappano no, i buchi no, vabbè, della giustizia mio marito 800 euro c'è il massimo gli argomenti della nostra zona deve essere
solo esclusivamente per la riqualificazione. Stiamo a Casato, però. Il problema passa a lei. Vabbè, però poi comunque non è che il tema giustizia non c'era, comunque ci sta c'è il traffico illecito di rifiuti, associazione a delinquere, truffa, ci stanno delle cose da dire. Ma sempre meglio averci un ministro in più che ne parla che invece. Questo è l'altro Variglione, no? Ci sono tutti i mezzi. La polizia, dei carabinieri, delle guardie di finanza. Questo è dell'esercito, della difesa. Questo è un mezzo dell'Iveco, Lynch. Entriamo dentro il pullman. Buongiorno. Sto facendo un attimo le riprese. Tenacia, stop. La Marina Militare Italiana è tutto questo. Una squadra che funziona. Immagino che ho voglio garantire, se non ho una cosa, 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 se non ho
Vi mostro io. Grazie. Allora, come potete vedere, questo serve anche ad ascoltare persone. Che c'è il cobrit di questa conferenza? Serve cobrit. Copyright? Sì. No, questo lo chiamo cobrit. Questo no, questo no. Ah, ecco. Questa notizia l'ha assunta ai ragazzi per la scuola per sapere un futuro, una carriera. L'essenza della marina militare italiana è rappresentata dalle sue navi e dal mare che le circonda. Ma sono gli uomini, e da oggi le donne, a sostituirne il nucleo vitale e operativo. Sono loro la struttura capile della marina militare italiana. No, 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 un addestramento ripetitivo, una formazione permanente, una preparazione psicofisica complessa e completa, sono garanzie di forza, equilibrio, affidabilità, caratteristiche di un apparato militare snello, preciso e di alto impiego. Facciamo vedere ai giovani che la marina in marina passione e professionalità favoriscono una piena realizzazione di sé, primo passo per far bene il proprio lavoro. Apparecchiature di avanzata tecnologia sono strumenti al servizio di uomini apparentemente qualificati, professionisti della prima militare, il cui compito primario è quello di contribuire alla difesa e alla sicurezza degli interessi della nazione. L'attività di sorveglianza e controllo si svolge quotidianamente in tutto il Mediterraneo e ovunque sia necessario contribuire al mantenimento della pace e della sicurezza in ambito internazionale. Una presenza sistematica e qualificata in linea con gli impegni assunti verso la NATO e l'Unione Europea. Disciplina, studio costante, vita di gruppo, attività sportive, un iter formativo completo non privo di ostacoli di cui andare orgogliosi.
purtroppo la parte dell'Accademia non quella. Gli ufficiali della Marina Militare al termine dei corsi in Accademia sono pronti a ricoprire con passione e grande senso del dovere incarichi nazionali e internazionali di prestigio. Accanto a loro i sottufficiali, ad essi spettano numerose attività tecnico-operative di bordo e più qualificanti e di responsabilità. Comune a tutti un alto profilo etico professionale che la tradizione marinara conosce e pratica da sempre. Allora giustamente lo stato è persone pensanti. Perché? A parte che metto in mano un'attrezzatura che costa tantissimi soldi, non lo sta mettendo un ignorante zappatella che non sa nemmeno come si fa il corpo. Allora, lo Stato istruisce, magari io sono un radarista, so come si adopera questa attrezzatura, questo radar che costa tantissimo, ma io adesso sono un professionista della mia categoria, non deve essere che sono un uomo, deve essere un motorista, questi sono degli ufficiali. Non è che le persone si profittano comandanti la nave, c'è un intervento, un informativo che compre e che ti dà sempre le nuove conoscenze, le nuove unità. Professionalità degli uomini, affidabilità dei mezzi, elevato grado di specializzazione, la simbiosi in nave velivolo costituisce un elemento di testa. Quanti anni hai? Quasi due. Quanti anni hai? Quasi due. Poco più di due. Ma se ti do una matita, scrivi? Porto alle operazioni di memoria i compiti, le competenze, l'impegno di azione, la ricchezza, la possibilità, nonostante sia notevolmente intensificato. Guarda, guarda che ci danno, guarda che ci danno. Questo è un portachiavi, c'è la bussola. Guarda, così sa sempre dove andare. Questa così. Le pantaloni, passati d'altra parte. Capito, Sofì, che bello. Attacchiamo? Sì. No, lo diamo a fare. Grazie. Grazie. Poi si dice? Prego. Male. Ci sono stati pure i cambiamenti nel ruolo di sorveglianza. Mi assomiglia, dai. All'elevata capacità di occultamento delle condizioni dell'affidabilità e l'affiatamento di equipaggi ricettativi che sono contenti alla luce rassicurante del gioco. No, ma da solo, lui è grazie. Molto bene. Lui è grazie. Dico comandante. No. Grazie a voi, buona giornata. Ciao. Allora, piccolo marinaio, perché te sei un piccolo marinaio o un piccolo soldato? Cosa vuoi fare da grande? Ciao, signore. Il pompiere. Bene, il mondo ha bisogno dei pompieri, sono persone importanti anche loro. Però la mia divisa è più per la droga. Ma è giusto, vuoi fare il pompiere e non fare la l'importanza delle idee è sempre chiare. Non ti fare mai distogliere dalle tue idee, dalle persone che ti dicono non ce la farai mai, ci sono tanti pompieri. Tu vuoi essere un pompiere sarai. Io da piccolo fai il marinaio. E sai quanti mi dicevano no, non lo fare il marinaio, non ci starei mai. E io invece sono tutto il più. Uomini con studiate capacità problematiche. Voglio fare il marinaio. Sì, io lo faccio male. Certo, ma lo sai che i marinai hanno bisogno dei pompieri, i pompieri hanno bisogno dei marinai. I pompieri hanno i bagni. E poi lo sai che ognuno di noi marinai sono dei pompieri. E lo sai che intervengono con breve preavviso per proteggere il mare in tempo di pace. Succede qualcosa di un incendio e siamo in mezzo al mare, in mezzo all'oceano.
e talvolta non abbiamo interpretato come l'evacuazione di civili. Allora sono delle persone che ci hanno insegnato a regalare, ma poi ce la facciamo. Allora sono delle persone che ci hanno insegnato a essere pompieri. Praticamente noi ci vestiamo da pompieri, i caschi, le manichette che sputano l'acqua, gli estintori, e riusciamo sempre a spegnere il centro di un'acqua. Allora io sono un pompiere e quindi sono un marinaio. Bravo, dillo sempre forte, Dai, non l'hai convinto, non l'hai convinto. Ma è giusto, non lo devo convincere. Allora, bella pompiere, mi dice pompiere, ma dentro un marinaio che c'hai? Dei pezzi di carta che piegandoli diventano un'autopompa. E c'è anche l'album con la colorata. Hai visto? I marinai. No, allora non ne mordi uno, eh? Eh? Non ne mordi uno? No. Devo? I filmati si possono trovare su YouTube se li vuole. Sul canale della Marina. Ma è finito? È finito, ma se c'è ancora spazio sulla memory card ne carico un altro. No, no, no. Tanto tornerò perché devo fare tutta quanta una cosa. E siamo qui. Ok, la ringrazio. Grazie a lei. Arrivederci.